Ieri la manifestazione di studenti, genitori e docenti del liceo Masci di Chieti, che a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico chiedono garanzie e certezze in merito all'assegnazione della nuova sede dell'istituto nell'area dell'ex caserma Berardi. 24 ore dopo, nella mattinata di oggi, fa sentire la sua voce il presidente della provincia, Francesco Menna, che solidarizza con i manifestanti, ma conferma le incognite e le criticità esistenti, puntando il dito sui ritardi accumulati dal demanio. La provincia sta lavorando in maniera assidua sulla sicurezza degli studenti, su sedi compatibili, sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Stiamo lavorando affinché il Masci abbia la sua sede nuova e moderna. Non ci sta aiutando il provveditorato alle opere pubbliche né tantomeno il demanio. Devono consegnare la Berardi a dicembre 2023, poi a marzo 2024, poi a giugno 2024. Tutte considerazioni che sono nei verbali naturalmente prefettizi. Ad oggi non si hanno notizie. Dal canto suo il demanio prima aveva chiesto 4 milioni di euro alla provincia, oggi chiede 9-10 milioni di euro per un plesso senza aula magna, senza palestra. Noi stiamo facendo la nostra parte. Io vorrei scendere in piazza insieme agli studenti, col megafono, insieme alle famiglie, per protestare contro uno Stato che deve dimostrare che fa la sua parte. Noi della provincia faremo la nostra parte, per il Masci, per la sicurezza degli studenti.